con impegno, i ragazzi sono sereni, decisi, determinati, sapendo che dobbiamo affrontare una partita molto difficile. Credo che per una squadra come la nostra riuscire a dare continuità sia alle prestazioni che ai risultati diventa determinante. Quindi siccome vogliamo assolutamente arrivare il prima possibile alla salvezza, diciamo, questa passa per partite come quella di domani e quindi l'auspicio di tutti è che diamo continuità prima alle prestazioni, poi soprattutto ai risultati e domani dovremo mettercela tutta per prendere i 3 punti. Il Reno è una squadra bella tosta, una squadra che in palla sta bene, come detto te, si è giocata con tutti, e quindi per noi è uno scontro salvezza di quelli importanti, dove 3 punti sono pesantissimi. E sappiamo che non sarà facile contro una squadra, come detto prima, ostica, e quindi ci vorrà un grande bisceglie per prendere 3 punti. Ma abbiamo lavorato sia con la difesa 3 che con la difesa 4, perché comunque ci sarà utile per tutta la stagione. Domattina dopo la rifinitura deciderò, ci sta anche che possa cambiare, e quindi questa è una cosa che potrete vedere già da domani o magari dalle prossime partite, anche perché credo che una squadra come la nostra deve crescere anche sotto questo punto di vista, perché le partite sono tutte diverse, incontriamo avversari diversi e dobbiamo essere bravi ad ovviare a tutte le difficoltà che ci troviamo davanti. Mister, parlando appunto di difensori, qual è la condizione di Migliavacca? No, lui praticamente domenica proprio alla fine ha preso una botta al polpaccio e sicuramente adesso sta molto meglio rispetto ai primi giorni e valuteremo domani mattina se è il caso di rischiarlo meno. La partita con il Rende è una di quelle partite che nell'immaginario del tifoso medio del Biceglie è assolutamente da vincere, una squadra che si deve salvare in casa con una formazione ripescata, deve fare i 3 punti. Qual è il meccanismo mentale che invece va messo in moto per evitare che si pensi che sia una partita semplice? Questo è un bel dilemma, tra virgolette, nel senso che il tifoso medio giustamente lo può pensare così, ma noi sappiamo benissimo che è una partita molto molto difficile da prendere con le molle, una partita che nasconde tante insidie e quindi noi dobbiamo essere bravi. Ho detto prima, ci vorrà un grande bisceglie perché incontriamo una squadra che sta bene, proprio sta bene, perché anche le partite che ha perso se l'è giocata fino alla fine, è una squadra molto pericolosa, quindi noi dovremo avere la consapevolezza di avere un avversario difficile, ma dovremo altrettanto avere una determinazione, una voglia di prenderci 3 punti che risulterebbero veramente importanti. Partite facili in questo campionato non ce ne sono, non ce ne saranno, e rischi di perdere con tutti, puoi vincere con tutti, quindi noi dobbiamo avere l'equilibrio, lavorare, e non ragionare da tifosi, cioè volere bene la squadra come dei tifosi, non ragionare come tifosi, ma ragionare come gruppo, un gruppo che sa di dover fare un percorso duro, difficile, un percorso che ci deve portare alla salvezza il prima possibile. Tutto il resto sono dettagli. Anche questa settimana vi aspettano 3 partite in 8 giorni. Con quale spirito vi avvicinate a questi 3 impegni, di cui uno è appunto la gara interna con la Virtus in Coppa? Ma noi abbiamo iniziato con i ragazzi, ci siamo parlati chiari, vogliamo giocarci tutte le partite per essere, diciamo, dei protagonisti attivi, ve l'ho detto sempre, quindi è questo che vorremmo fare ogni partita. Adesso noi siamo concentrati e determinati sulla partita di domani, poi da domenica penseremo solo a Francavilla. Però la partita domani è molto importante per noi, perché è uno scontro diretto per la salvezza e mi piacerebbe vedere un Bisceglie tosto, determinato,
proprio che si cali nella realtà di questo campionato in una partita che è molto indirizzata alle caratteristiche di questo campionato. A prescindere da chi scenderà in campo, sarà importante che scenda il miglior Bisceglie sotto l'aspetto psicofisico, della determinazione e della voglia di vincere uno scontro diretto. Voglio pensare bene fino all'ultimo, come iniziare la partita, come finirla, e quindi devo valutare tutto bene perché è una partita delicata. Mister, del Terloazzi ha trovato il gol a Siracusa contro l'Acragas. A che punto è del suo processo di crescita, di maturazione, e quanto vicino è al giocatore che lì si aspetta da Del Terloazzi? No, lui sta cresciuto molto, sta facendo bene, si è inserito bene nel gruppo, quindi per noi è un giocatore importante, senza mezzi termini. Oltretutto ha una duttilità tattica importante e questo mi dà la possibilità di poterlo utilizzare a seconda delle necessità. Domenica anche ha cambiato 2 o 3 ruoli, l'ha fatto sempre bene, poi alla fine ho deciso di mettere dentro Jovanovic. Lui era il più stanco di tutti e quindi è uscito, però è un giocatore che è un punto di forza di questo Bisceglie.